Let's go. Woo! Benvenuti alla seconda puntata della TV Fai da te. In questa puntata ci occuperemo di magia, di paranormale, di esoterismo. Indagheremo nell'incubo. Ciao Daniele. Lupo su babula. Che è una parola magica. Ma come ti sei combinato? Come ieri. Sarà laurea. Yeah. Vabbè. No Laura, proprio laurea. Laura non c'è, è andata via. Ora ma, che intenzione hai nella vita? Che stai facendo però? Però sto facendo un corso di magia. Tu? Sì. Ma tu l'hai mai visto uno spettacolo di magia? No. Di quelli fatti bene. No. E tu vuoi fare il mago? Sì. Magia, magia, magia. Abbiamo Renzi la strega, abbiamo. Guarda, guarda un po' come si fa, guarda un po' come si fa. Y'all ready to do this one? Alright then, let's go. Oh.
come in ogni puntata, è il momento del nostro esperto. Sì, e questa volta, se non sbaglio, c'è una nuova esperta. Nuovissima, guarda, si chiama Federica. La nostra amica. Sì, sì, ed è amica e ci parlerà di... Gatti. Gatti, infatti è la nostra... Cats Friends. Come parli in inglese tu proprio? Perfetto, guarda, sembri londinese. Ma Federica è la nostra amica dei gatti, quindi è la nostra Cats Friends. Di nuovo, io... Non se ne rende conto! Federica, raccontaci del gatto riportatore. Che cazzo parli? Partiamo! Ready to do this one? Alright then, let's go! Salve a tutti amici di Canale 8, ciao Giovi Giova e ciao Daniele. Oggi per la TV Fai da Te a dieta, abbiamo detto versione light, proponiamo una nuova rubrica, Amici dei Amici, da me condotta. La star di questa prima puntata, ossia la special guest, è il mio gatto Manolo. Già il nome vi fa capire che è un gatto un po' particolare. Infatti, come possiamo vedere in questo video, Manolo non è un gatto come tutti gli altri, bensì è un gatto da riporto. Ecco il video. Manolo, start out. Occasione, poter dormire sulle poltrone. Riportala. Portala qui sul tavolo di nuovo. Bravissimo, bravo, il gatto da riporto. Bravissimo. You ready to do this one? Alright then, let's go. E rieccoci ancora qui, sempre sul canale 8, la nostra TV Fai da Te. Light. Totale. Ma sei disinformato? Sei talmente disinformato che secondo me tu non sai quello che accade per strada. E che accade per strada? Di tutto, guarda, tu puoi incamminare e vedere un bambino che fa la pipì. Puoi bambino. Vedere dei musicanti che suonano per strada. Anche questo dico una cosa tanto informata. E tutto questo noi l'abbiamo nel nostro, diciamo, nei nostri cassetti. Adesso li faremo vedere ai nostri amici. Ah, ecco, allora quindi non c'è il fatto che io devo andare per strada. No, quindi abbiamo già le cose registrate. Quindi non mi ci mandi questa volta. Giusto? Non ci sarebbe bisogno. E allora mandiamo questo bellissimo filmato. Non mi ci manda, vai, resto qua per questa puntata. Però... Una cosa! No! You ready to do this one? Alright then, let's go! Che fai, Ruben? La pipì! Ah! Sto facendo la pipì! Vedi, Ruben! Guarda dove gli arriva! Aspetta un solare bellissimo. Jeff? Presto da solare. Dove sei? Siete voi? Romano. Rumeno? Da quanto tempo siete in Italia? 10 anni. 10 anni? Fate questo sempre o occasionalmente? Perché? Perché ne parlare con noi? Così. Mi piace suonare? Sì, sono... Noi siamo musicisti artisti. Ah. Ok, bravo. Cari amici di Canale 8, proseguiamo il nostro... Mamma mia, Daniele, sono stanchissimo. Guarda, mi pare d'ora che finisce questa puntata e me ne vado a casa a riposare. Sono veramente stanco. Siamo nella puntata della magia. Sì. Opsla, guarda che cosa ho per te. Una bella bevanda Drink Energy che ti rinvigorisce, ti rende più belli.
Ma ho fidato, bevi, ti fa bene. Dai, non si può mai sapere. No, tutta, buono, tutta, bevi, tutta. Ma neanche mio nipote che ha 7 anni devo fare. Tutta. Bevuta tutta. Ma che bravo questo bambino. Aspetta, la leviamo. Bravo. Sì. Non dire niente. Ma era una semplice bevanda. Non fare. Mi fai parlare. Devo parlare con loro. Allora. Allora, volevo dire. Non fare scita. Allora, noi ci vediamo la prossima. Allora, ci vediamo. Ci vediamo alla prossima. Bastardo! Yeah! Y'all ready to do this one? Alright then. Let's go. Woo!